Dopo Alessandro, Bertolucci e Mogero, anche Sassano lascia il Cosenza. L'esterno offensivo raggiunge l'ex capitano rossoblù alla Versa Normanna. A proposito di mercato, a Roselli e Meluso tocca gestire con intelligenza i casi De Angelis, Criaco e Fornito, tre calciatori che chiedono più spazio, altrimenti potrebbero anche decidere di valutare con attenzione eventuali proposte. Il Cosenza intanto è già al lavoro per la sfida di domenica pomeriggio sul campo del Foggia. Visto anche partite del Foggia, devo dire che giocano veramente bene. Sono una squadra attrezzata, che abbastanza giocatori giocano insieme già dall'anno scorso, perché conosco Agnelli e loro giocano insieme l'anno scorso, cioè hanno già dei movimenti bene assortiti, bella piazza, bello stadio. Sarà una partita difficile, però non dobbiamo avere paura di nessuno, dobbiamo andare su tutti i campi a fare la nostra partita, perché a noi non ci manca niente fondamentalmente, cioè, non ci sentiamo più scarsi di nessuno e poi la partita dura 90 minuti. Cioè, in 90 minuti può succedere di tutto, può succedere. Sarà battaglia, l'aspettiamo volentieri questa battaglia perché voglio vedere fino a che punto riescono. Secondo me sotto il profilo del temperamento di squadra noi ne abbiamo da insegnare al Foggia. Poi sicuramente loro giocheranno in casa, avranno l'aiuto del pubblico come noi ce l'abbiamo quando giochiamo in casa noi, ma e poi può anche star stretto il 2-2 dell'andata, ma la colpa è soprattutto loro. Cioè, hanno fatto una cavolata con espulsione quando mi ha dato la testata a Quinto, poi con Quesia ci siamo ripresi dopo il gol, abbiamo un entusiasmo, poi le prime partite con Quesia sono sempre un po' a sé, cioè, dipende dalla condizione, da tanti fattori che magari durante il campionato non ci sono. E sul discorso salvezza, Corsi è molto fiducioso. Ultimamente ci sono tante squadre che stanno facendo risultati anche su campi che magari non ti aspetti, vedi il Martino a Lecce, oppure altri episodi ci sono anche stati. Con il Foggia in casa magari si pensava che potesse perdere qualche punto, oppure il Messina che si è anche rafforzato. Questo è un campionato veramente duro, io ho visto tante partite degli altri gironi e non c'è niente a che vedere con questo. Al di là dei blasoni delle squadre per storia, perché noi siamo da metà classifica, ma Cosenza non è da metà classifica. Cioè al momento siamo in metà classifica, ma noi non abbiamo nulla da invidiare magari a Salernitana, Lecce oppure Benevento, anzi. Però vedi, quando le squadre vengono a giocare qua, squadre prime in classifica, fanno fatica. Una Salernitana qua, con tutti i favori del pronostico, eppure mi sembra la partita stata assolutamente alla pari. Sarà così anche con il Benevento, è venuto il Canzaro anche che dice che era iperattrezzato, eppure qua ha sofferto, qua soffriranno tutti, come tanti altri campi. Quindi sì, la soglia sicuramente sarà forse un poco più alta, però i punti per salvarti alla fine sono sempre quelli.